Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei miei preferiti dell'ultimo periodo. Vi avviso già che ci sono tante cose random, da applicazioni, vestiti, trucchi, letture, c'è veramente un po' di tutto. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete offrirmi una simbolica tazza di tè o di caffè a vostra scelta attraverso Ko-fi, il link è qua sotto. In tutte le descrizioni video trovate poi i miei codici sconto da affiliata e i miei link da affiliata. Utilizzando i codici e acquistando attraverso il link, una percentuale dei vostri acquisti andrà a sostenermi, quindi grazie veramente di cuore. Direi di partire dal make-up, anche perché i prodotti che vi citerò li sto indossando e sono veramente troppo troppo contenta, perché mi sento proprio bella, anche con poco mi sento bella. E non è una cosa assolutamente scontata, è molto difficile dirsi mi vedo carina, mi vedo bella, mi sento bene con me stessa, nel mio corpo, nella mia pelle. Il primo prodotto è un mascara, il Vicious di Nabla, un nuovo prodotto lanciato con un pack che ha fatto parlare molto, perché è molto particolare. La testa è quella di una pantera con gli occhi tipo rubino, il mio è arrivato sguercio senza un occhio, poverino, però per il resto è tutto intatto, è un pack molto molto strong e lo scovolino è piccolo ma con dei dentini molto precisi, nel senso che pettinano e separano molto molto bene le ciglia. Quello che promette il mascara è di dare volume, di dare questo colore nero lucido quasi vinilico e allo stesso tempo definizione. Il paradiso per quanto mi riguarda, perché sulle mie ciglia almeno, che di base vabbè non sono bruttissime, però comunque io ci tengo a valorizzarle, sapete che sono super fissata con le ciglia e ho infatti provato tantissimi tantissimi mascara. Mi piace avere alla base tanto volume, quasi da sembrare di avere una sottile riga di eyeliner, per intenderci, quindi alla base molto pieno il colore e poi man mano che si va sulle lunghezze c'è appunto più definizione e si assottiglia la formula, quindi volume alla base e sempre più definizione. Su di me mi piace tantissimo, mi sembra quasi di avere delle ciglia nuove, non mie, quindi mi piace il fatto che vada a valorizzare le ciglia che già ho, dando un effetto comunque sì, forse un po' strong, però c'è da dire che è abbastanza modulabile, facendo una sola passata è, non dico naturale, però ha un effetto sicuramente più naturale rispetto a due o tre passate in cui si va a enfatizzare tantissimo l'effetto di volume, rendendo lo sguardo molto molto più drammatico. Sempre di Nabla, grandissimo nuovo amore, la Miami Lights, questa palettina di glitter che esiste già da un po' di tempo, però quando poi mi ero decisa a volerla prendere, perché l'ho provata da mia sorella, è andata fuori stock, quindi l'ho recuperata solo recentemente quando è tornata. Sono appunto dei glitter, quindi la base colore non è sicuramente quella che vedete in cialda, è un po' più trasparente, non ha un colore pieno, proprio per questo è un ottimo top coat che si adatta benissimo a tanti tipi diversi di ombretti, quindi non esclusivamente un ombretto che va ad matchare il colore che vedete nella cialdina. Io oggi indosso quello più bianco solo come punto luce e già solo così fa la sua porca figura, sembra veramente di avere dei gioielli sugli occhi quando vengono applicati, anche perché i glitter hanno dimensioni diverse, sono un po' più grandi, un po' più sottili, danno veramente tridimensione e tanta tanta luce all'occhio, una cosa che a me piace da impazzire, anche perché hanno diversi riflessi. Quello bianco ha dei riflessi un po' verdi, un po' oro, bellissimo anche questo color corallo che ha dei riflessi violetti, di nuovo quasi verdini, un po' freddi, che vanno a contrastare il colore invece un po' più caldo. Insomma, amo alla follia, secondo me sia messi tantissimo sulla palpebra che soltanto come punto luce vanno molto a impreziosire lo sguardo. Altro grandissimo preferito, il rossetto che sto indossando, che ve lo sto facendo vedere in tutte le salse perché secondo me è bellissimo. A parte il colore, che è questo nocciola freddo, che secondo me si adatta bene a tanti look diversi, infatti per me da tutti i giorni è favoloso ed è uno dei pochi che indosso anche con la mascherina, proprio perché essendo un po' nude, anche se va via, a parte che non si trasferisce molto, rimane molto confortevole, poi anche se va via si nota veramente poco. Il rossetto in questione, magari ve lo dico qual è quello di Espresso, nella colorazione Toasted. È
un rossetto che innanzitutto profuma di caffè, di un brand italiano, è cremoso, molto facile da indossare, ma non è estremamente lucido, rimane al suo posto, non si sposta, dura molto, contate che a me dura veramente tutta la giornata, ma secondo me molto fa anche il colore, perché comunque anche se va via un pochettino al centro si nota veramente poco. Passando al beauty, la prima cosa che voglio mostrarvi è una crema contorno occhi. È vero, la mia crema preferita di sempre, ovvero le mie due preferite, sono quella di Kiehl's all'avocado, che ho tristemente finito da poco, che secondo me è la migliore, e la Jin Zing, che va molto ad illuminare il contorno occhi, ma proprio per questo per me la sera è un po' sprecata, preferisco utilizzarla di giorno in modo da non dover mettere il correttore o comunque di doverne mettere poco, perché va appunto a idratare ma soprattutto illuminare la zona. Avendo finito la mia crema di Kiehl's, ne ho voluta provare una nuova senza spendere una follia, perché in questo momento non posso fare follie in quel senso, quindi ho voluto provare questa di Neutrogena. Banalmente l'ho presa su Amazon, è costata 9,80€, 9,90€, ed è la Hydro Boost crema gel contorno occhi. Ha una consistenza abbastanza leggera, quindi nulla a che vedere con la crema occhi di avocado, che invece è molto molto corposa, quindi se avete un contorno occhi particolarmente secco e segnato forse questa non basta. Per quelle che sono invece le mie esigenze va più che bene, perché idrata il giusto, è molto leggera, quindi quando finirò purtroppo la Jin Zing potrò tranquillamente usarla anche di giorno, perché ha una consistenza abbastanza leggera e quindi poi sarà facile metterci sopra il trucco. È tra l'altro anche rinfrescante, infatti fra una delle cose che vengono promesse dal prodotto è appunto quello di dare uno sguardo antifatica che risveglia lo sguardo, ecco. E secondo me è proprio dovuto a questa freschezza che si sente quando viene applicato. Ne basta poco, idrata per me il giusto, mi sveglio la mattina che comunque ho il contorno occhi ben idratato, quindi anche se ha una consistenza non così corposa come l'avocado cream di Kiehl's, per quelle che sono le mie esigenze va più che bene. Ha secondo me poi un ottimo rapporto qualità-prezzo. Altro grande preferito, la piastra Gold di GHD, che mi è stata regalata dai miei per Mikulash, che si festeggia il 6 dicembre, quindi prima di Natale. Io avevo una piastra vecchissima che credo mi sia stata regalata al liceo, quindi più di 10 anni fa, per cui il balzo di qualità è sicuramente notevole, si vede e si sente. Io oggi l'ho usata poco poco sulle punte, giusto per lisciare un pochettino, perché di base ho i capelli già lisci, però veramente ha un effetto che a me piace molto, perché in pochissimo liscia e comunque mantiene la lucidità dei capelli. La cosa che però mi fa poi impazzire è che finalmente riesco a fare delle onde decenti, certo. Devo fare ancora molta pratica, però mi diverte un sacco perché è molto molto più facile con questa piastra rispetto a quella che avevo prima. È molto facile da utilizzare, si accende e riscalda in pochissimo. Ha poi questa copertura in silicone che è perfetta se magari dovete riporla subito, metterla via, oppure quando si tornerà a viaggiare, se volete usare la piastra e metterla poi subito in valigia, questa copertura appunto serve a isolare, diciamo, il calore, quindi anche se è calda, io l'ho appena utilizzata, sento che è calda, ma ovviamente non mi sto bruciando. Stessa cosa mettendola in valigia a contatto con qualcos'altro, non si rischia di rovinare nulla, proprio perché isola, diciamo, il calore essendo in silicone. Passando all'abbigliamento, la prima cosa che voglio mostrarvi è un top intimo di Oysho, che è pure nero, quindi non so quanto si potrà capire, ma è un top veramente molto molto semplice. La sua particolarità è che non ha cuciture, fa parte della linea Seamless, proprio per questo secondo me super comodo, poi vabbè molto elasticizzato, la forma vabbè classicissima, le bretelline si possono regolare, nulla di nuovo, nulla di che, ma per il tipo di materiale, il fatto che è senza cuciture lo rende così comodo che sembra di non averlo addosso, ed è la cosa che mi piace di più, perché a differenza di tanti altri top secondo me riesce a dare il giusto sostegno senza farti venire un po' di mal di schiena, per intenderci. Addosso sembra un vero e proprio reggiseno, ma ha una comodità per me
proprio non paragonabile. Questo per intenderci, io non lo metto esclusivamente a casa, anzi per uscire, cioè veramente non si nota che avete un top sportivo, un reggiseno sportivo invece che un vero e proprio reggiseno. Cioè secondo me l'effetto che dà è pari a quello di un reggiseno, ma è molto più comodo, cioè non sembra di stare senza, però è sicuramente molto molto più comodo. Altro grande preferito, questa tuta di Bershka, che non viene venduta assieme, ma i due pezzi vengono venduti separatamente, ma appunto sono dello stesso colore, dello stesso tessuto, stessa trama, quindi si possono appunto abbinare. La parte sopra è una felpina oversize, abbastanza crop, quindi lascia un po' la pancia scoperta. Il pantalone molto semplice, ha le tasche, al polsino in fondo ed è di un bellissimo verde salvia. Il tessuto in cui è fatto è abbastanza caldo e morbido, quindi questa primavera forse terrà leggermente troppo caldo, però ancora adesso va più che bene perché appunto tiene il caldo il giusto, secondo me. È super comodo, anche se è una tuta non ha quell'aspetto strettamente sportivo, quindi anche per stare in casa non si ha proprio l'idea di stare in pigiama. È una cosa molto carina da indossare, ma allo stesso tempo è comodissima. Per quanto riguarda le letture, ho un paio di titoli da citarvi. Il primo è una raccolta di poesie, ovvero Homebody di Rupi Kaur, Il mio corpo è la mia casa, uscito veramente di recente. Come nei suoi precedenti lavori, l'autrice qua parla della sua esperienza personale, delle sue storie d'amore, storie spesso anche di abusi, di violenze. Parte spesso da situazioni difficili per poi raccontare una sorta di percorso di crescita e soprattutto di come riconquistarsi l'amore verso se stessi. In questa raccolta in particolare ho trovato poi delle tematiche più che mai attuali come la produttività e il senso di solitudine. Penso che nell'ultimo anno molte persone si sono ritrovate sole più che mai, senza poter vedere i propri cari. Molte altre si sono dovute scontrare appunto col discorso produttività, stando a casa sembra quasi ancora più importante far vedere, dimostrare che si è fatto qualche cosa, innanzitutto a se stessi per non sentirsi inutili, ma poi anche per gli altri, perché c'è questa grandissima corsa al produrre, produrre, fare, 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 molto spesso a discapito della qualità, che è una cosa che non condivido, però è vero che anche io mi sono sentita molto spesso in dovere di fare, 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 di dimostrare, poi dimostrare a chi devo rendere conto, però lì per lì ci si sente in questo modo. Però vabbè, detto questo, una raccolta bellissima, io me la sono gustata poco alla volta, in realtà alcune pagine le devo ancora finire, proprio perché mi piace leggerlo un po' alla volta, soprattutto la sera prima di andare a dormire, perché ci sono tanti spunti molto molto interessanti per quanto mi riguarda. L'altra lettura l'ho ascoltata invece su Storytel, che è dove ascolto tutti gli audiolibri, è la mia piattaforma preferita perché ha un catalogo che diciamo incontra un po' di più i miei gusti. Il libro in questione è L'acqua del lago non è mai dolce, di Giulia Camilito. È una storia che mi ha colpito tantissimo perché è abbastanza dura come storia, ma allo stesso tempo l'ho percepita molto vera. Racconta di una situazione molto difficile, di una famiglia in particolare, che si trova in ristrettezze economiche, si trova ai margini, tra virgolette, della società, vive in periferia, la madre è l'unica ad avere un lavoro, tra l'altro in nero, il padre è disabile, ci sono quattro figli da mantenere. Quattro figli che vengono cresciuti un po' con le cose a prestito, le cose degli altri, riciclando, cercando di arrangiarsi il più possibile. E questi ragazzi subiscono tanto il confronto poi con i coetanei, che conducono non vite agiate, vite che noi, tra virgolette, fortunati potremmo considerare normali, ovvero bambini con i vestiti nuovi, le scarpe nuove, i libri di testo di scuola nuovi, che ricevono i regali per Natale o per il compleanno. In particolare la protagonista è la figlia e attraverso di lei vediamo appunto questo fortissimo confronto con la situazione della sua famiglia e quella di tante altre persone che magari non si rendono nemmeno conto delle fortune che hanno e del loro essere in un certo senso privilegiati. Si parla non soltanto di questa condizione, ma
di esperienze, amicizie, amore, crescita, perché la vediamo da, se non sbaglio, elementari, medie fino a poi l'università. Quindi come vive questo confronto, ma come vive anche le relazioni, quello che bene o male succede nella vita di tutti i giorni. È una storia molto forte, molto cruda per certi versi, mi ha fatto venire molta molta tristezza, un po' perché essendo cresciuta la protagonista in un periodo molto molto vicino al mio, mi sono rivista in tante dinamiche, in tante piccole cose, ecco, quindi fa venire forse un po' di nostalgia, ma anche tristezza. Una delle applicazioni che sto amando nell'ultimo periodo ha a che fare con i libri, si chiama Highlighted e permette di sottolineare varie citazioni, varie parti di un libro. C'è qualcosa che magari vi ha colpito, io di solito facevo la foto al telefono e poi me la andavo a riscrivere a mano, in questo modo basta inquadrare con il telefono la parte che volete, tra virgolette, sottolineare, che volete salvarvi, e il telefono ve la trascrive, diciamo, in questa applicazione. Potete poi aggiustare se magari una parola è venuta tagliata o manca un accento, insomma, potete poi andare a modificare, però il grosso, insomma, lo fa il telefono, e in questo modo non avete soltanto l'immagine di quello che c'è scritto, ma proprio la scrittura, non so come spiegarvi, potete esportarlo non solo come immagine, ma proprio come testo, e quindi incollarlo, che so, nelle note o in altri file, eccetera. Potete inserire chiaramente il libro, quindi il titolo, l'autore, la pagina dove avete preso questo pezzo, questa citazione, la frase e così via. Per me la svolta, proprio perché ero solita fotografare le pagine, poi tutte le volte mi dovevo andare a ricordare cos'è che volevo salvare di quello che avevo fotografato e poi me l'andavo a trascrivere a mano. Con questo invece risparmio un sacco di tempo e in un unico posto ho bene o male tutto. L'altra applicazione non è soltanto per il telefono, ma io l'ho scaricata anche sull'iPad e sul computer, ed è Notion. Sì, io arrivo un po' tardi al party Notion, però sono entrata in fissa nell'ultimo mese, ultimi due mesi, con questo programma che permette di organizzare. Non è una banalissima agenda, ma molto di più. È molto complicato spiegarlo. Magari se volete un video, non dico dedicato a Notion, ma magari alle mie applicazioni o programmi dedicati alla produttività, organizzazione, eccetera, fatemelo sapere qua sotto. Comunque, che cosa si fa in Notion? Potete metterci un calendario, fare delle liste to do, potete programmare, che so, il menu settimanale di quello che mangiate, i vostri impegni. Io che cosa ci faccio? Tutto. Ho organizzato la mia biblioteca, diciamo, virtuale, quindi tutti i libri che sto leggendo ultimamente li ho inseriti lì e li sto anche catalogando, quindi ho inserito varie etichette, che so, letto, non letto, il voto che gli ho dato, l'immagine di copertina. Se è un libro, un fumetto, un audiolibro, di che genere, eccetera, eccetera. Ci ho fatto il piano menu settimanale, quindi ogni settimana vado a scrivere che cosa ho intenzione di mangiare e per ogni piatto che segno ho poi la lista degli ingredienti che sono necessari, quindi poi posso fare anche una ricerca, che so, non so che cosa inserire in questo giorno da mangiare, però so di avere le uova. Allora clicco su uova e mi appaiono tutti i piatti che ho salvato con ingrediente le uova. È forse un po' caotico, ho spiegato così, però veramente molto semplice. Certo, all'inizio bisogna un po' svanettarci per capire come funziona, però una volta capite le basi si può fare veramente di tutto. Esistono poi tanti template scaricabili non solo da Notion ma anche da altri ragazzi, ragazze online che appunto si sono messi lì a creare, che so, la biblioteca virtuale, il menu settimanale, l'agenda personale. Tante persone in America lo usano per studiare, per organizzare lo studio, quindi può essere molto interessante anche da quel punto di vista. Grandissima valvola di sfogo per me che non uso ad esempio il bullet journal, perché è bene o male la stessa cosa ma in digitale, e effettivamente mi aiuta ad avere in un unico posto tutto e ben organizzato. Ho soltanto una serie del cuore da mettere in questo video, perché dopo quella ho veramente un blocco, non riesco a guardare nient'altro. Le regole del delitto perfetto. Lo abbiamo iniziato io e mio marito nelle vacanze natalizie, l'abbiamo finito a gennaio, da allora siamo orfani, non abbiamo più visto nient'altro. Sono 6 stagioni, se non sbaglio 90 episodi.
molto brevemente di che cosa parla, penso che ormai sia bene o male conosciuta da tutti, di un gruppo di studenti, di ragazzi che all'università studiano diritto penale e dell'avvocato che insegna loro appunto la materia. Si forma una sorta di team che inizia a lavorare con questo avvocato sui suoi vari casi, quindi ha a che fare con legge, ha a che fare con i crimini, ha a che fare con gli omicidi, ed è molto interessante per questo aspetto. Poi con il tempo diventa abbastanza una serie americana, con cose impossibili, alcune forse leggermente prevedibili, scontate, non so. Fatto sta che ci siamo appassionati tantissimo e nel complesso siamo molto molto soddisfatti di tutta la serie, perché riesce a coinvolgerti non solo dall'aspetto misterioso dei casi eccetera, ma anche diciamo a livello umano. Ci sono vari personaggi secondo me ben costruiti, ben caratterizzati. Essendo poi così tanti episodi si vede la differenza. È una cosa che ho notato è che guardando la serie tutta insieme, ogni giorno ci guardavamo almeno 2 o 3 episodi, non ci siamo mai annoiati. Cioè non è mai capitato di dire cavolo, oggi facciamo stop, oppure di rimanere un po' distratti durante la visione. Mai, cioè ci ha presi totalmente questa serie, quindi non è una cosa scontata per me. Sempre a livello, diciamo, crime, ho scoperto un nuovo canale in realtà da un po' di tempo qua su YouTube che si chiama Elisa True Crime. È una ragazza che vive in Cina e che racconta casi di cronaca nera, da delitti a misteri, scomparse, eccetera. Mi piace tantissimo il suo modo di raccontare, lo trovo pacato, il giusto e coinvolgente. Il giusto. Io conosco e ho visto tantissimi video qua su YouTube, sia in italiano che in inglese, riguardo al true crime, e una cosa che mi limita molto è proprio non tanto la voce ma il modo di narrare, e lei secondo me è molto brava. Mi piacerebbe saper raccontare così bene le storie come fa lei, quindi sicuramente nell'ultimo periodo è stata un po' la mia compagnia, soprattutto nei buchi a pranzo, lo mettevo sempre su un suo video. Altro canale, genere completamente diverso, che ormai in realtà seguo da un annetto a questa parte, però mi rendo conto che non parlo spesso dei creators che mi piacciono, quindi mi piacerebbe inserirli di più, è Veggikins, spero si pronunci in questo modo, comunque trovate il link qua sotto. Lei è una ragazza invece americana che conduce uno stile di vita vegano, quindi parla molto spesso di quello che cucina. Se non sbaglio lei è anche intollerante al glutine, quindi unisce queste due cose. Mi piace tantissimo la sua cucina, non solo per come è arredata, ma delle ciotole, dei piatti, delle ceramiche ciotolate in generale, che mi fanno impazzire, adoro follemente. Mi piace anche lei come persona, è sempre molto solare, mi piacciono molto le sue ricette, mi piace la sua estetica, non so, adoro, mi ispira sempre tanto. Poi ci sono cose che condivido più o meno, però mi piace molto come persona, anche i suoi video mi intrattengono molto. Cose totalmente random. Questo tè bianco alla violetta, mi era stato mandato questo campioncino da Peter's Tea House ed è appunto un tè bianco cinese con foglie di violetta candite, ci sono degli aromi, poi i fiori di malva. Dirvi che questo tè è divino, no, me ne è rimasto veramente pochissimo, tragedia, 2 volte e l'avrò finito di sicuro. Comunque è molto delicato, sapete che a me piace moltissimo il tè bianco proprio perché è il tè, diciamo, più delicato che ci possa essere, sia come gusto che come resa, nel senso che ha meno teina rispetto ad altri tè. E questa violetta gli dà un senso di floreale, però sempre in maniera abbastanza delicata. Chiaramente da così si sente tantissimo, una volta in infusione non è così forte, è percepibile, è fresco, è appunto molto floreale, però rimane delicato. Altra cosa totalmente random, questo pesce giocattolo, che tra l'altro mi sono appena accorta che è scarico, quindi non posso farvelo vedere nemmeno in funzione, mannaggia. Comunque si tratta di una carpetta koi in peluche con all'interno un dispositivo elettrico che tra l'altro può essere rimosso, quindi il peluche in sé si può lavare in lavatrice e ripulire molto facilmente.
Tra l'altro c'è anche l'erba gatta, essenziale, perché appunto è un giocattolo per gatti. Questo l'avevo in wishlist e poi me l'ha regalato mia sorella, o meglio, l'ha regalato mia sorella a Taki, non a me. È un pupazzo speciale perché normalmente sta per conto suo così fermo, ma una volta che il gatto lo va a toccare, il pesce inizia a muoversi come se fosse un pesce fuor d'acqua. Quindi è un gioco interattivo ed è un gioco che il gatto può fare anche per conto suo. Non devo lanciarglielo, non lo devo muovere io per farlo giocare, ma lui in solitaria si avvicina, basta anche solo che gli fa un attimo così, lui parte, inizia a muoversi, poi dopo un po' che non viene usato si ricalma e se viene toccato di nuovo si aziona. Esistono diversi pesci, però insomma a me piaceva particolarmente questa carpetta koi e lo trovo un gioco veramente stimolante per il gatto, perché appunto è abbastanza interattivo e soprattutto anche se non ci sono io lì perché magari non ci sono in casa o ho da fare, devo fare altre cose, può divertirsi e giocare anche da solo. E nonostante il pesce in questo momento sia grande quanto lui, lo adora comunque, cioè ci gioca veramente, quindi sono veramente contenta di questo acquisto perché molte volte si spendono tanti soldi per giocattoli super fighi, poi il gatto non li calcola. Altro preferito molto random, questo igienizzante mani, che vi ho mostrato anche nel video dedicato alla mia borsa da tutti i giorni. Lo so, è strano parlare di igienizzanti, ma non puoi più di tanto strano in quest'ultimo anno, insomma, perché è qualcosa che usiamo veramente tutti i giorni, direi. Questo in particolare mi piace molto perché ha una profumazione abbastanza expensive, sembra quasi un profumo, è tra l'altro super sottile, spray, quindi comodissimo da portare via perché si mette facilmente in borsa, anche nelle borsette più piccole ci sta perché occupa pochissimo spazio ed è praticissimo con questo spray perché non cola e non esce. È molto facile da applicare e si assorbe facilmente, quindi non lascia nemmeno le mani appiccicaticce. Questi erano quindi i miei preferiti dell'ultimo periodo. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate, se avete magari provato alcuni dei prodotti che vi ho citato, oppure se avete qualcosa da consigliarmi o avete piacere di raccontarmi i vostri preferiti, insomma io sono qua a leggervi nei commenti. Spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!